Senta, Salvini, un'ultima cosa, stiamo parlando di migranti, qui in studio c'è Molteni che come lei sa è espertissimo, anche Riccardo Maggi, ma lei la ripeterebbe quella frase che ha detto diciamo, nell'enfasi di un comizio, un governo con le mani sporche di sangue? Sì, perché così è, perché purtroppo più partenze significa più morti. Negli anni bui del renzismo e del PD al governo arrivammo a più di 5.000 morti dispersi in un anno. Noi abbiamo limitato questa cifra disastrosa, enorme, catastrofica a 800. L'anno scorso sempre troppi, però ovviamente 800 morti dispersi sono molto meglio rispetto a 5.000 morti dispersi. Purtroppo nelle ultime settimane i nostri militari però mi scusi, stanno tornando noi stiamo a recuperare raccontando un'altra corpi rotta. di donne, uomini e bambini. Stiamo raccontando la rotta dei Balcani. Ho appena sentito adesso una testimonianza di un uomo che ci ha provato 11 volte ad arrivare in Italia perché è stato torturato, seviziato. Cioè, arriva gente che pur di scappare da quell'inferno fa qualunque cosa, Salvini. Ma guardi, ci sono i corridoi umanitari, io parlo di rotta africana perché io ho collaborato con associazioni cattoliche e con Onlus che organizzano ogni mese viaggi aerei per donne, bambini, ragazzi e disabili certificati in fuga dalla guerra e dalla tortura che arrivano tranquillamente, serenamente, con spese pagate in aereo. Bisogna stroncare con ogni mezzo lecito necessario il traffico di esseri umani perché poi con ogni viaggio, quella gente ci compra armi e droga e io non voglio essere complice di spacciatori di armi e di droga, quindi le Onlus sanno come far arrivare in Italia chi ha bisogno di arrivare in Italia. Barchini e barconi non sono la soluzione, anzi, sono il problema. Grazie Salvini, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi.